Buongiorno da Napoli Città Libro, è il vostro libraio che vi parla e vi saluta. Approfittiamo di un momento di tranquillità, così intanto cominciamo a farvi vedere il nostro stand e vi faccio vedere le presentazioni che seguiremo per Napoli Città Libro in questi giorni. E vi ricordo che nel caso vogliate qualche autografo sui vari testi che vi vado a presentare, basta metterlo qui nei commenti oppure telefonare in libreria, o se avete il mio numero chiamarmi anche direttamente e mandarmi un WhatsApp, o mandare un WhatsApp al numero da cui ricevete i WhatsApp normalmente dalla libreria. E allora, non vi spaventate, ma questi sono tutti i titoli che noi presenteremo e abbiamo cominciato a presentare e presenteremo in questi giorni. Adesso con una rapidissima carrellata, poi dopo faremo qualche altro intervento con editori, con autori e con amici di Io Ci Sto. Poi il signore dello staff che in questo momento non ho abbandonato. Allora, Federico Palmaroli come dice coso. Abbiamo Paolo Di Paolo, inventarsi una vita. Seguiremo la nostra Vincenzo Alfano con la nuova edizione graficamente riveduta e corretta di Perché ti ho perduto. Carmen Pellegrino sarà protagonista di un dibattito con Viola Ardone. Salto quelli che già sono stati presentati. Gianluigi Nuzzi, I predatori tra noi, un saggio sul malaffare. Uno dei libri più venduti in questi giorni, Anilda Ibrahimi, Volevo essere Madame Bovary. Edoardo De Angelis sarà qui e lo seguiremo con Comandante, che ha scritto insieme a Sandro Veronesi. Romana Petri, candidata allo Strega con Rubare la notte. Michele Zatta, amatissimo, con Forse un altro. Un thriller, Marina di Guardo, Dress Code, Rosso Sangue. Avremo la prima importantissima di Nando Vitali, L'uomo della posta. Di Viola Ardone, già vi ho detto, sarà qui e noi la seguiremo anche con i suoi libri. Giuseppe Montesano, Tre modi per non morire. Marianna Castro, Il senso della fine, che è stato finalista al premio Italo Calvino. Questo è un importante saggio su Don Riboldi. Ancora di Giorgio Biferrari, Italo Calvino, dedicato soprattutto ai ragazzi, lo scoiattolo della penna. Questo sarà un evento di quelli molto affollati, perché il grandissimo seguito web per Andrea Colamedici e Mauro Cancitano, ma chi me lo fa fare? Carola Carulli, Tutto il bene, tutto il male, tra poco ci sarà questa presentazione. Monica Cito, Uva Spina. Non sono finite ancora, figuratevi, voi state solo guardando, noi vi dobbiamo seguire una per una. Miriam Canduro con La settima stanza. Scusate se è poco, Juani Marino, Vecchiaccia. Stasera Lo scammaro avvelenato di Gabriella Genisi, con tutti i suoi libri. Altro finalista dello Strega, Carmen Verde, Una minima infelicità. Di Giabba Scego, Cassandra Mogadiscio. E in più, il reading oggi di Lorenzo Marone,
e il reading domenica di Maurizio De Giovanni, anzi più che un reading, un incontro con lo scrittore e con tante anticipazioni anche sul suo prossimo libro. Beh, questo è quanto, ci rivediamo più tardi, arrivederci dal Salone Napoli Città Libro e soprattutto veniteci a trovare. Eccoci qua, quelli che vedete sono i ragazzi di Phoenix Publishing, amici di Io ci sto da sempre. Ciao, io ci sto. Piccola intervista sul Salone, soprattutto sulla novità più bella che volete presentarci e che poi venderemo in libreria. A chi tocca? Non indicare la panza di quello... No, mettiamo la censura. No, lasciamo che sia la nostra editor a parlare del nostro prodotto. Allora, il nostro prodotto di punta è Vlad, una leggenda napoletana, nella sua nuova edizione. È una nuova edizione ricca di contenuti, con più immagini e più contenuti multimediali. Chi è che lo sfoglia un poco? Abbiamo lo sfogliatore ufficiale della pubblica. Lo sfogliatore ufficiale della nuova edizione di Vlad. E contenuti storici, due contributi importanti da parte degli studiosi, dei ricercatori, del direttore del complesso monumentale Santa Maria La Nova. Poi abbiamo questo bel prodotto di design che è sia artistico che poetico. Si chiama disco libro e si legge proprio dal punto in cui la puntina idealmente viene messa sul vinile ed è il poema di Edgar Allan Poe, Il Corvo. Anche questo contiene un contenuto multimediale perché è possibile ascoltare musica mentre lo si legge. Lato A, testo in italiano, lato B, testo originale inglese. Splendido. E poi per tante persone che l'attendevano abbiamo finalmente l'espansione del gioco Leggende Napoletane con le nuove carte. Questo vale per non molte delle nostre socie che hanno acquistato a Natale le Leggende Napoletane. Abbiamo dato il sistema di farvi spendere ancora soldi. E di conoscere meglio Napoli. E c'è anche il nuovo tabellone. Del nuovo tabellone che può essere attaccato al vecchio tabellone espandendo l'esperienza di gioco, non solo come numero di giocatori ma proprio come area di gioco, e in più con un nuovo set di carte le domande per categoria da 25 passano a 50, rendendo l'esperienza ancora più divertente, coinvolgente e duratura. Perfetto, allora adesso mentre loro mi pagano per questa marchetta io vi do appuntamento a tra poco. Ciao. Ciao, io ci sto. Adesso cominciamo proprio da Langella Edizioni. Ma Titti Marrone non c'è? Che Titti Marrone verrà a breve, penso. Sicuro? Pasqualino, adesso ti abbiamo nominato da poco in una chat. Ah sì? Perché c'è Lucilla parlato che probabilmente sta arrivando, ho detto questa è l'unica speranza di vederla qui da noi, perché sbaglia strada, invece di andare dal suo Pasqualino passa per Io ci sto. E allora stiamo chiedendo a tutti la presentazione di un solo libro. Dimmi. E facciamo la presentazione del penultimo libro. No, questo che vuoi. Presentato tu. Sì. Facciamo un'anteprima allora. Facciamo un'anteprima, di quella che dai. Farai tu, che aspettiamo. D'accordo. Che è questo qua di Guido Giannini, che è un fotografo di solo 93 anni. È un personaggio unico della nostra città, uno dei fotografi più importanti e forse meno editi in questa città, ed è, questo testo si chiama Rom, dove ci sono 6 fotografie sue e la presentazione di Moni Ovadia. È tutto sempre in carta di Amalfi, le foto le apro anche in anteprima, guarda, dai. Io ci sono, devo fare. Io me ne sono viste ieri, in 3 anteprima. Sono sempre dei piccoli gioielli le edizioni di Pasqualino. Dato che non ci facciamo mancare niente, questa volta abbiamo fatto anche la fascetta in carta d'Amalfi con la firma dell'autore delle foto e chiuso con una cera lacca tutte e 6 le fotografie.
Vediamo, no, piano, vediamo soltanto quella lì iniziale che c'è da vedere la, una delle più belle, sono tutte belle. Sono tutte splendide, sì. Questo è un matrimonio rom di fine anni 70. Mi metto così perché evito il riflesso. E questo splendido. È l'ultimo. L'ultimo bambino della Vangelo edizione. Ciao ragazzi, buon lavoro. Ciao Alberto, grazie. Ciao, io ci sto. Adesso andiamo qui da Paolo Miggiano. Terra Sonnia. Uno dei grandi amici di Ocisto da sempre, da quando siamo nati. Il più grande libraio. Ecco, no, è questo è quello che voglio evitare. No, questo è quello che voglio. La verità non solo, si può nascondere. Solo libro da presentare. Da, io solo questo libro. Sono bellissimi, sono bellissimi. Questo lo dobbiamo presentare. Ecco, contando che sentiamo. Vogliamo parlare di questo? Come voi, oppure quello di novità, una novità, perché questo forse l'ho presentato già. No, questo no, non presentato, no, noi nel, abbiamo presentato no, questo. Forse mi è sfuggito. Ok, dire, scegli tu e parlaci di qualcosa. Questo è un libro, l'ultimo libro che abbiamo pubblicato, ed è scritto da Ino Fragna, è un medico di origini genovese, ma vive a Napoli da tanto tempo. E che cosa ci racconta in questo io non sono napoletano, quindi non mi permetto proprio di pronunciarlo, e contranom, ma contranom. Sono i soprannomi. È una poetica in dialetto napoletano, a tratti esilarante, ma tutte le poesie hanno una morale, terminano con un significato, con una indicazione. E sono scritte in prima persona e a parlare sono le persone che non ci sono più. Fanno parte di un altro tempo della nostra città e ci dicono delle cose, come hanno vissuto, come sono morti e che cosa sta succedendo sottoterra in questo momento. Per esempio Carosiello, che ci racconta la storia di Caruso, Mezzasola, non ci sono più i calzolai, no, ma un tempo c'erano, certo. Come dire, passavano tutto il giorno chinati e non vedevano neanche davanti a loro, non vedevano la gente, erano chinati sulle suole, sulle suola. O Palla di Sivo, il grassone, no? O quest'altro ancora che America Ughetta, quelli che vendevano le noccioline, le sementi, no? O Ferrofilato, era destinato. Doveva fare i furti negli appartamenti perché essendo magro poteva entrare ovunque. E tante belle storie, tutte con un finale veramente emotivo, che ci fa anche capire che dopo quel passaggio siamo un po' tutti uguali. Certamente. Grazie Paolo. Ciao. Grazie per averci stato. Vediamo da quest'altra parte. Si chiama degli amici d'Altfeld. C'è qualcuno che ti vuole intervistare? Io ci sto. Conosci Io ci sto? No, no, mi sfugge adesso. Allora, io non c'è, non no, va bene. Mi sfugge questa realtà. Mi racconti. Ho presentato un libro. Mi ha fatto una locandina così grande. Hai visto? Dama Celeste, il libro sullo yoga. Ma noi ci ricordiamo. Ah, sullo yoga. Ti ricorda? Sì, sì, certo. Sorella cara. E i nostri editori. Raccontaci un libro. Un libro?
Meno quello di automobilio che... quello non te lo racconto. Raccontami sulle rotte di Enea. Ah, sì, raccontalo tu, dai. No, Mara lo racconta, io lo faccio vedere, Mara te lo racconta. Allora, vediamo un attimo la copertina. Allora. Eccolo qua, perfetto. Bruno Agolini, che è, diciamo, è l'artista principale, vado direttamente all'apparato illustrato, perché è un bel viaggio nell'Eneide, finito, e quindi poi ci sta, sta Maria Teresa Moccia di Fraia, archeologa, però ti sfoglio un po' qualche... Sì, però non disturbate la diretta, grazie. Ecco per esempio una Diana... un Enea che entra in contatto. Dei colori. Quest'autore che sembra essere un po' naif, ma io non saprei se definirlo minimalista naif o, come dire, una sorta di macchiettista dei nostri tempi, riesce a suscitare su questo che è probabilmente il patrimonio mitologico di noi italiani, insomma l'Enea di Virgilio, che celebra in quest'opera il mito fondativo dell'Italia, di Roma, con questa sua fanciullezza ci restituisce veramente delle profondità interessanti. Mi fermo qua perché io non sono un critico dell'arte, però non abbiamo avuto nessun dubbio, appena Bruno ci fece vedere queste tavole, ci fece vedere i suoi lavori, noi come editori decidemmo subito, proprio istantaneamente, di pubblicarlo. Non continuo. Facciamo vedere tutto, perché suscitiamo la curiosità in allora, chi lo vorrà acquistare. Lo eccolo. Quindi sulla rotta di Enea. Sono scomparsi tutti, ci hanno lasciato, eccoli ecco l'altra, qua. L'altro pezzo della e quindi le stava dicendo Io ci sto, la conosce? Certo, Io ci sto è la libreria più bella di Napoli. E perché? Perché c'è i gradini. No, quella è... Perché Napoli è caratterizzata dai gradini e Io ci sto fa vivere con questa bellissima gradinata, che è però quella che portava a casa di Ernesto Murolo, del suo papà, e lui la fa rivivere in un modo meraviglioso. È finito il tempo, basta. Passiamo invece al padrone di casa, il nostro padrone di casa. A parte quello a cui paghiamo un fitto spropositato per il salone. Della libreria. Abbiamo qui, ecco, Roggiosi Editore. Perfetto. Rosario Bianco, co-organizzatore della rassegna. Complimenti, veramente una collezione meravigliosa. Allestita benissimo. Bella. E un'organizzazione anche di staff. Ti posso fare i miei complimenti veramente. Grazie. A nome anche degli espositori, perché siamo anche un po' espositori anche noi, certo. Siamo veramente soddisfatti di come è stato organizzato questa cosa. Grazie. Il tempo non ha aiutato, ma speriamo che nei prossimi giorni. Raccontaci solo un libro, fai un libro. Uno solo, quindi nessuno. No. Scegliamo un libro curato da me. Ecco qua. Così nessuno si offende. Nessuno si offende. Napolitan Express. Napolitan Express è una raccolta sui principali prodotti gastronomici e anche tipici e culturali napoletani. All'interno troviamo i dolci napoletani, troviamo, sì, bellissimo il libro, i dolci napoletani, poi troviamo il caffè, poi troviamo il pulcinella, poi troviamo il cibo, troviamo il presepe, troviamo il caffè, insomma è una raccolta di una storia popolare, dei prodotti tipici e delle storie tipiche della nostra città. E come tutte le edizioni Roggiosi le trovate da Io ci sto. Sicuramente come ogni libro che noi pubblichiamo, Io ci sto deve avere sicuramente le prime copie. Grazie. Grazie a voi. Dietro sono?
facciamo piano, se no chi ci segue avrà il capogiro. Dico, sono andiamo ecco a questi altri. Ah, Homo Scrivens. Allora, questi ci teniamo particolarmente perché sono i primi che sono entrati come casa editrice napoletana della Pistola. Raccontaci un libro, uno solo. Uno per tu, no, non si può, io sono autrice, quindi sarei parte. Siamo qua proprio per fare questo, dai. Siamo noi che ne chiediamo uno solo, quindi nessuno allora, bene voglia. Nessuno si sente scusa. Gioco forza, racconto il mio, ma semplicemente perché sono più preparata, ecco, non per altro. E quindi anche se ricevo delle domande so rispondere. È una raccolta di micro racconti, ben 99 micro racconti, chissà perché 99, con due perché film. Perché 99? Non lo dico perché sarebbe spoilerare. Con due film rouge fondamentali, Le manie, non a caso il titolo. Lo amo le mie manie e le piccole cose, quelle là che fanno la differenza nel quotidiano, che guardate con occhio curioso e attento, nascondono qualche retropensiero. Brioso, effervescente, divertente, le manie non vengono mai. Non si punta mai il dito accusatorio su queste manie, ma anzi c'è un invito ad accoglierle fino addirittura ad amarle. Amo le mie manie, perfetto. È una grandissima casa editrice alle spalle. Facciamo una panoramica, Elio Serino, Gino Giacuni, Diego Nuzzo, non dovrei dimenticare nessuno, ma sono veramente tanti. Sono veramente tanti gli amici. Ah, questo qui Aldo Putignano è uno che si farà. Sì, il ragazzo, un ragazzo che crescerà. Si farà. Vincenzo Descuato, Rosalia Catapano, Bello Marangio, che ha presentato anche qui. Sì. Giancarlo Marino, che dicono no, Letizia Ricidò, il nostro Francesco Didò, che è in buonissima posizione per entrare nella cinquina del premio Misteri. Che bello. Sì, perché ha chiesto a tutto il mondo di votare. Come hanno fatto tanti autori, però siamo contenti se lui ce la farà. E lo stesso Giancarlo Vitagliano, un altro grande amico personale, mio compagno di classe addirittura. Un omaggio ad Attilio Veraldi. Qui pure questo ragazzo qua, pure si farà, sì, secondo me, insieme sì, a Francesco Vitti. Ma brava, qui, la brava veramente qui è Serena, Venditto. Anche perché la moglie del patrono, quindi teniamocela buona. E ancora Letizia Vicedoni e poi una cosa importante di Homo Scrivens è uno degli editor, degli autori, il nostro Paquito Caranzaro. Eccolo qua, Paquito che è veramente una grandissima risorsa per tutti quanti noi. No, è proprio al contrario. Eccolo qua. Penso che abbiamo fatto, che penso che abbiamo fatto tutto. Maradò della nostra amica Anna Copertino. Chi altro abbiamo fatto? Ciro Tremola Terra. Ho detto ci hanno pagato per meno di quello. Ah, va bene. E come al solito io invece parlo sempre per tutti, vabbè, devo un attimo, un giorno per la memoria. C'è la raccolta dove hanno scritto tanti nostri amici. Va bene, veramente. È la signora qui, è la signora che ci fa le fatture. Ed è veramente, okay, diciamo, la fettina che si riporta vicino, ecco, poi la civetta. Perfetto, allora. Grazie. Buona fiera, Grazie. Di dove siamo? Di qui, piano piano. Coppola. Editore. Coppola editore che è una costola, una costoletta poi di un editore che vedremo appresso. Cose bellissime. Ah, come c'è Moby Dick, Romeo e Giulietta, sì. Moby Dick, che già abbiamo in libreria. Ma di tutti forse non l'abbiamo ancora. Moby Dick sì. No. Dobbiamo inserire. Ci racconti solo un libro. Un libro. Vi posso raccontare una collana più che un libro? Assolutamente. Come no?
Noi abbiamo la nostra biblioteca dell'Ebruziana, sono tutti grandi nomi della letteratura internazionale ma con delle chicche letterarie. Grandi nomi in piccoli libri. Esatto, quindi racconti poco noti, poco conosciuti ma di autori famosissimi e sono tutti appunto alti 6 pollici come i Ebruziani di Gulliver. Bella. Quindi non vi racconto un libro ma una collana. Splendido, splendido. Perfetto, con queste copertine super pop. Dobbiamo fare l'assortimento con questo, dobbiamo sempre avere lo spazio. Anche questi perché questi li mettiamo. Voi prevedete un espositore per questi? Lo stiamo creando proprio da cassa, ma questi possono anche essere fatti con bomboniera letteraria, quindi inserita negli scatoli appositi, quello o nel bucaccello letterario, che appunto questo barattolo e si gioca sul termine di boccaccio, che appunto si chiama boccaccio perché dentro c'è un capolavoro, perché all'interno è inserito uno dei nostri libricini, ma anche perché boccaccio in napoletano è barattolo. Ma posso fare un complimento? È un complimento per lo stand, è meraviglioso. Questa è la cucina e di là c'è il salotto. Veramente meraviglioso. Se volete potete anche colorare o scrivere il vostro libro preferito. E questo te lo racconto. Certo, certo. Le volte di io ci sto, esatto. Così. E che però abbiamo vietato di scriverci. No, ma perché a noi già sono colorati i libri, noi invece perciò... da colorare. Ecco, va bene, ci vediamo dopo, senza la diretta, capisci a me. Questa è la sala, e questa è la sala della presentanza, finalmente scopriamo che si tratta di Marotta e Cafiero. Ah, eccoli qua. Stavolta non abbiamo acchiappato il boss, ieri c'era, oggi no, e quindi un libro ce lo presenti tu. Un libro, uno solo ce lo racconti. Che belle copertine, mamma mia. Presento questo allora. Ultima uscita, Ritratto di famiglia con superpoteri di Steven Amsterdam. È un romanzo particolare perché è un romanzo familiare. Presentiamo tutti i membri della famiglia e ognuno ha un superpotere. Ma non è una famiglia di supereroi, in realtà, perché ognuno di loro ha un super problema, un problema personale, e questi poteri sembrano nascere in loro proprio per aiutarli a risolvere. Perché c'è Alec, uno dei protagonisti, che ha come superpotere quello di dare superpoteri agli altri e quindi aiuta i familiari in qualche modo a risolvere i propri problemi. Ed è un romanzo veramente fantastico che consigliamo a tutti. E per chi ancora non lo sappia, è perché non ha seguito le mie dirette, quindi ecco. Io lo racconto tutte le volte, dici perché i libri di Marotta e Cafiero hanno questo angolo tagliato? Ecco. Scegliamo di farlo perché per completare un libro c'è bisogno che qualcuno immagini quello che non c'è e quindi questo è l'angolo che noi lasciamo al lettore perché lo completi con la propria interpretazione. Vabbè, però adesso mi sto commuovendo veramente. È la verità, sì. Allora grazie ragazzi, buon lavoro. Grazie mille. E del Salone Napoli Città Libro è tutto e adesso... Non a caso finiamo con questa copertina. A più tardi. A più tardi. Rieccoci in diretta, lo stand di questa afona Inknot. Tonia, però ci devi raccontare almeno un libro di... Un libro di... Delle tue edizioni, dai. Quale libro vuoi dire? Ma tu decidi, quello è la cosa. Allora, come si pronuncia? Ripetiamo. Inknot, che significa sia senza inchiostro che nodo di inchiostro. Perché noi siamo nati nel 2013 come editori digitali e dal 2015 facciamo anche edizioni cartacee. E pensiamo che la letteratura sia un ponte, perciò nodo di inchiostro, che unisce le persone. Allora, scegliamo un libro di cui parlare. Nessuno si offenda perché ne possiamo parlare soltanto di uno. E allora facciamo che lo scegli tu. Lo scelgo io? No, sì. No. Questo è il vostro spazio e questo ha scelto Nadia. Il polipetto le piace. Il polpettiello, molto Napoli. Polipetto. Allora Mauro è uno degli autori che ci ha aperto la strada alle edizioni cartacee. Ah, ecco. Ed è colui che ci ha fatto capire che era una strada che si poteva percorrere. La Calibro sul fondale è il primo di una trilogia, questo è il primo, questo è il secondo e questo è il terzo. Sono le indagini del detective Mary Calli,
che non opera mai da solo, ma sempre con la sua spalla Gianfranco. Sono gialli in salsa napoletana, ambientati a Napoli, capaci di far riflettere e sorridere contemporaneamente. Questo nello specifico è molto esoterico. Prossimamente in TV, allora. Prossimamente in TV, speriamo. È quello che ci auguriamo. E soprattutto da Io ci sto. Ci sono da Io ci sto. I nostri libri sono da Io ci sto da sempre, da quando abbiamo deciso di fare questo tipo di passo. Tranne con chi è di turno che poi dice ci sta, non ci sta, quanti ne abbiamo portati. Insieme abbiamo fatto questa cosa. Va bene. Vediamoci di qua. Che ciao bello. Tonia. Ciao. Complimenti per lo stand. Ah, ecco qua. Mar dei Sargassi. E i ragazzi non ci sono. Dove stanno i ragazzi? I ragazzi dove stanno? Certo che bastate. Raccontaci un libro, uno solo. Per Io ci sto, per aspetta, possiamo fare tra poco, arriva il professor, sta salendo l'autore di questo, lo racconto al video. E allora lo facciamo più tardi. Sta salendo. Sulle scale mobili. E allora, raccontaci allora la casa editrice, intanto aspettiamo che arrivi lui. Che ci dici della casa editrice? Ce li abbiamo tutti noi. Tutti. Eccoci qua. Noi siamo Marta Sargassi, nasciamo come rivista culturale nel 2016, dal 2021 siamo anche casa editrice. Ci occupiamo di diritti umani, sociali, civili, ci piace definire la nostra linea editoriale con la voce dei confini, cioè portare il margine al centro. Quindi i confini appunto sociali, civili, umani, tutto quello che di solito viene definito periferico, se così vogliamo metterla. Quindi abbiamo, trattiamo di carcere, trattiamo di violenza sulle donne, trattiamo di diritti LGBT, trattiamo di Africa, trattiamo del corpo non conforme, solo per citare alcune delle nostre titoli. È un'anticipazione appunto su questo? Anticipazione su questo, questo è un diario di viaggio che racconta praticamente l'esperienza di Massimo Canevacci, che è uno dei più importanti antropologi italiani e non solo, che ha vissuto per 30 anni, ovviamente anche a fasi alterne, però per 15 anni in maniera stabile in Brasile, tra le comunità Chavante, Bororo e Craò. Ed è uno studio non solo dal punto di vista antropologico, perché appunto racconta quelle che sono state poi le culture native del luogo, ma anche proprio uno studio umano, perché c'è l'attraversamento di una linea di polvere. Quindi Massimo Canevacci che entra finalmente, che abbatte quel muro che di solito viene visto tra gli occidentali e gli indigeni, per così definirli, ma finalmente si diventa un'unica cosa. Quindi è un libro che mette anche molto in dubbio quelle che sono le nostre certezze, se così vogliamo definire. Gli avete dedicato il... Sì, abbiamo dedicato lo stand e abbiamo utilizzato una frase del professore: che stupore è l'attimo prima. Perfetto, nel caso passiamo dopo a salutare. Eh sì, è importante conoscerlo. Grazie. Ciao ragazzi, qui a fianco. A ancora a fianco, vediamo un po'. Sì, sì, e tanto noi qua stiamo. Grazie. Noi conosciamo loro, ma loro non conoscono Io ci sto. Ah, molto alter ego. Però io lì sono da noi e sono anche abbastanza convinto. E ogni tanto li tagliamo anche. Questo non rilascio dichiarazioni. Abbiamo un sospeso? No. Non abbiamo sospeso. Ah, vabbè. No, perché così parlo col tesoriere e provvedo subito. No. Non abbiamo sospeso, allora, io mi sarei fermato. Ecco, avremmo girato l'angolo. E allora quindi un libro. La collana questa qui è bellissima, lo dico io prima che... Questa degli eventi. Penultimo, in realtà uscito, di Piero Balzoni, domani presenta qua in fiera alle 11. E raccontaci qualcosa. È un libro, una storia molto forte, una storia riguarda un padre e una figlia in particolar modo, è la storia di un abbandono, una figlia che perde il padre quando scompare. No, non è quello. No, lo so, okay. Lo so. Noi facciamo il festival del giallo. Quindi ogni tanto. Sì, quindi sarà un po' la storia, partendo da questa scomparsa di questo padre, sarà anche l'occasione per scandagliare, indagare un po' le dinamiche familiari di questa madre abbandonata dal padre e della figlia. E poi non mi stavo a raccontare. No, non spoileriamo.
E poi vedere questa colonna qui? Sì, sì, gli eletti, questa è bellissima. Va bene. Ecco qui lo staff di Io ci sto, che c'è sempre Pino e Sabrina, a me. Pino e Sabrina. Ah, sì. Altri raduni in casa, altri amici di Io ci sto, grandissimi amici di Io ci sto. E le copertine le conoscete tutte perché le vedete spesso in libreria, i libri ve li presento ancora più spesso nella rubrica. Però adesso raccontaci un libro. Ok, vi racconto A Milano non fa freddo di Giuseppe Marotta. Giuseppe Marotta, stiamo ripubblicando pian piano tutte le opere dell'autore dell'Oro di Napoli, noi porteremo un titolo all'anno in libreria, Milano non fa freddo, una raccolta di racconti ambientata nella Milano operaia, ci sono però anche tanti racconti autobiografici sul mondo dell'editoria milanese, la penna di Marotta è molto poetica, molto intensa e anche molto divertente, quindi una lettura anche leggera. Perfetto, grazie. Ciao ragazzi, buon lavoro. Ciao. Allora velocemente andiamo a salutare il professore. Eccoci qua. Aiuto! Noi già abbiamo parlato, abbiamo evitato quando c'eri tu. Hai fatto bene. Abbiamo fatto apposta a venire quando tu non c'eri, abbiamo parlato di tutto. Io ci sto. Sì. Io ho presentato da voi. Brava. Bene. Da Dio, meraviglioso. Okay. Altrimenti tagliavamo. Chiaro, cosa ha vinto? Il bello della diretta è che non si può tagliare. Adesso salutiamo il professore. Questo è complimenti davvero. E noi siamo nella libreria Io ci sto, una libreria dove loro sono presenti. Grazie. E dove è presente anche il suo libro. Mi sono fatto sicuro ieri, sono tornato in libreria per controllare che ci fosse. Quindi complimenti per la sua attività. Grazie. Ci racconti solo due righe del libro, ci dica qualche cosa. È stata un'avventura. Non devo dire niente, vedo. Qualcosina, vogliono sapere qualcosa del libro, qualche curiosità. Sapete vogliono così? Qualche curiosità del libro. Qualche curiosità. Un attimo che sono emozionato, mi devo asciugare il naso. Stupore indigeno. La curiosità principale può essere il fatto di stare in un contesto che io pensavo di conoscere, che era l'appuntamento. Lei conosce Iguassù? No. Dove stanno le cascate? Lei deve promettere di andarci. Io perché ci sono uno spettacolo straordinario, le cascate. Sì, sono le più belle. Dei tre stati, Brasile, Paraguay e Argentina. Ho capito. È profondamente diverso il panorama. E io stavo dal lato brasiliano la prima volta e vedo di fronte alle cascate, le cascate cascano da almeno a 20-30 metri con un senso profondo, un rumore e vapore acqua, e di fronte c'era un grande uccello che stava con le zampe su uno scoglio, stava così e si muoveva, apriva la bocca e io ho pensato che stesse sfidando la forza della natura, oppure sono sempre indeciso, oppure c'era una relazione quasi erotica tra questa atmosfera straordinaria di bellezza e l'uccello con le ali spalancate, la bocca spalancata, che quasi volesse dimostrare di essere qualcosa, non so se di diverso o di superiore, ma certamente una potenza, una sfida alla forza della natura.
è stato così un bel po' di tempo, io lo fissavo ma lui non mi guardava purtroppo, poi a un certo punto è volato via. È stata grazie, una delle esperienze più belle. Massimo Canevacci, stupore indigeno. Il Mar dei Sargassi, gli amici del Mar dei Sargassi. Lo prenoto. Qui in libreria. Già da noi prenotato. Da così, devo continuare? Va bene così, sì. Grazie. Ma ce ne siamo innamorati. 3-4 ore. Che sono stata a Rio de Janeiro e a Bahia San Salvatore. E mi hanno raccontato delle cascate di Guassù. Ci andremo. Dovete andare, uno spettacolo indimenticabile. Poi il tanto... dedicato è tutto dedicato. Arrivederci. Grazie. E allora salutiamo. Buongiorno e bentornati al Salone Napoli Città Libro. Terzo giorno, questo è il giorno. Prego? Sì, stanno alle spalle. È il mio staff che è alla ricerca di bustine, non ne trova. Allora vedi in quella. Esatto, lì. In quella centrale. In quella più grande, sì, sto facendo il video, sì. La vostra incapacità deve essere. La vostra incapacità deve essere manifesta a tutti. Manifesta. Invece noi ci manifestiamo. Guarda, infatti, guarda invece la ragazza come compra, la ragazza come compra. E ancora aspettiamo la... E stiamo aspettando le buste. È facile, dai, si può. Fai video belli. E poi io ci sto e tutto una libreria. Ecco. È tutto un complesso. Di... Un complesso, è un concept, come si dice adesso. Che però questa io cist fa pensare a uno cist. Per la carta abbiamo... sei il signore che si diverte a fare il la carta? Fare drive. Vieni, vieni. Segui lì. Ciao, grazie. Andiamo. Accompagniamo i clienti alla postazione posto. Ha sempre ragione, accompagniamolo pure. È stato piacere. Prego. In diretta, eccoci qua. E che fortuna si poteva avere qui. Grazie, ecco, buongiorno. Saluta gli amici di Io Ci Sto. Collaborare con Io Ci Sto. Grazie, primo grazie. Socio con desiderio di diventare vicepresidente di Io Ci Sto. È da sempre questo il mio desiderio. Claudia, fai pagare la signora col POS. Ti voglio troppo bene per farti diventare vicepresidente di Io Ci Sto. No, voglio diventare, vi prego, vicepresidente Io Ci Sto. Allora ti aspettiamo alle prossime elezioni. Ma dite che lo statuto non si può fare, c'è queste cose burocratiche, tipo la domanda internazionale di Napoli. Questa per esempio sarebbe una bellissima vicepresidente di Io Ci Sto. Contrassegnata da un attivismo che veramente capovolgerebbe le vostre sorti. Fino a diventare una multinazionale. E io posso. Qui c'è anche Mara. Ciao. Siamo ciao. Tutti. Che è successo? Questa invece la diretta per Io Ci Sto, sono gli amici di LFA. Salve, buonasera a tutti. Che sono da noi, noi siamo una delle loro librerie ufficiali di riferimento. Assolutamente. Una splendida realtà. Lucia, raccontaci... Siamo onorati di avere lo stand, il raccontaci, scaffalino. Raccontaci uno dei vostri libri, dai. Ecco qua, abbiamo un altricio, può raccontare lei. Perfetto. Nadia Porcelli, un giallo bellissimo, La gabbia dorata. Prego, sì. Nadia. Salve. Buonasera a tutti. No, La gabbia dorata è un giallo che si adatta un po' a tutti, perché è molto scorrevole, è una lettura leggera. Però non è solo un giallo, c'è una storia di amicizia all'interno e parla anche di buoni sentimenti, di quello che è il perdono, dell'amicizia, quindi è una lettura un po' amplificata che si può adattare un po' a tutti. Bene, io ne approfitto per ricordare che a maggio, dal 25 al 28, Io Ci Sto organizza il Festival del Giallo a Napoli, al Grenoblo, sicuramente ci sarà un angolo anche dedicato ai gialli di LFA. Che anche Io Ci Sto, quindi andate a ordinarlo da Io Ci Sto. Peccato solo che non c'è stata fatta la presentazione in tempo da noi, altrimenti avresti partecipato anche al premio Mystery,
stanno votando in questi giorni, siamo arrivati già più di 2000 voti, quindi sarà una bella cosa sicuramente. Bene, alla prossima. D'accordo. Grazie. Ciao, grazie mille, ciao RFA. Ciao, a presto. Ciao, ciao. A presto. E continuiamo, vediamo un po'. Andiamo avanti, ci sono gli amici che già abbiamo seguito per il passato, un conotto l'abbiamo fatti, una passata da Pasqualino la facciamo sempre comunque. Walter è andata, l'abbiamo fatta, Homo Stevens è andato, Marotta e Cassiero, come vedete sono tanti gli amici di Io ci sto presenti al Salone del Libro. Andiamo avanti, è un momento di stasi, anche se le presentazioni, in questo momento ci sono diverse presentazioni. Qua. L'Orma, ma ci teniamo parecchio perché in libreria vendiamo moltissimo, chiaramente vendiamo molto a Ernaud. Grazie. Però splendida anche questa collana. I pacchetti. Ne abbiamo avuti una volta quando avevamo il deposito dell'Orma, poi adesso c'è il distributore nazionale, quindi ci serviamo direttamente dal distributore. Raccontaci uno dei libri che presentate qui. Allora, uno dei libri che presentiamo qui è questo, l'unico, Ludmilla il corvo di Gennaro Serio. Gennaro tra l'altro è di Napoli, fa il giornalista culturale per Alias, il Manifesto, e Ludmilla il corvo parte praticamente dalla ricerca del quarto manoscritto perduto di Kafka, questo fantomatico romanzo di Kafka, sulle cui tracce ci sono sia dei critici letterari di tutto il mondo, sia una setta di fanatici che vuole distruggere l'opera dell'amato scrittore, e al centro c'è tutta questa storia d'amore tra Ludmilla la bambola e il corvo del quale si innamora. Quindi è una sorta di favola, un giallo sulle tracce di questo manoscritto, un tour per l'Europa, e lo consigliamo vivamente. Perfetto, grazie, e allora lo trovate come sempre da Io ci sto. Grazie. Ciao. E ci siamo arrivati, finalmente siamo arrivati da Mea. Grazie, ciao, noi ce ne andiamo. Dai, raccontaci un libro delle edizioni Mea che vuoi raccontare. Perché non prendere la Mu? Ma penso che potremmo prendere la Mu. Uno a caso. La Mu, racconti di anime, con la prefazione di Massimiliano Gallo. Una storia ambientata nella Ponticelli degli anni 90, una storia d'amore tra un panettiere e un metalmeccanico, dove la luna ha un ruolo importante e per amore uno dei protagonisti diventa un cartone animato, la Mu appunto. Bene, benissimo, bello, anche questo come sempre lo trovate da Io ci sto. Certamente. Vuoi raccontarci qualche altra cosa? Senza nulla a pretendere, l'amico mio Peppino ha detto tutto quello che doveva dire. Senza nulla a pretendere. Grazie. No, ci vediamo, grazie, no? Grazie davvero. Ciao. Grazie a te. Di non plastificare quasi più niente. Perché la plastificazione è qualcosa che è molto poco ecologico. Dovrebbero essere tutte carte da fonti rinnovabili o carte riciclate, con colle che non hanno plastificanti all'interno. E quindi anche per la transizione ecologica. Sì.
E poi questo tipo di produzione ci consente di avere bassissime rese di magazzino, perché la produzione è continua. Ciao, come va? Abbastanza bene.